E a Siena è presente dal 2004 un centro studi dedicato a questo importante artista che accoglie numerosissimi documenti legati alla sua vita. Il centro studi è nato nel 2004, è nato a Siena per motivi del tutto casuali, perché la famiglia De André, la vedova d'Oreghezzi, aveva intenzione di creare un rapporto con un'università e di fondare un archivio. Siena era interessata e così si è costituito un archivio qui a Siena intorno all'archivio del centro studi. Noi abbiamo manoscritti, fotografie, pagelle scolastiche, alcune lettere da quelle dell'infanzia, per esempio letterine a Babbo Natale, a quelle del De André adulto e quindi la corrispondenza con altri personaggi della cultura. L'obiettivo del centro studi è quello di offrire alla disponibilità degli studiosi materiali di studio, quindi appunto le carte, i libri appartenuti a Fabrizio De André, e di promuovere iniziative di studio su De André e su temi legati alla figura di Fabrizio De André. L'attività del centro fino a questo momento si è incentrata soprattutto nell'organizzazione di convegni e giornate di studio, nell'organizzazione di iniziative nelle scuole della provincia di Siena e anche fuori dalla provincia di Siena, nell'istituzione di borse di studio. Infatti io sono stata la prima borsista del centro studi Fabrizio De André nel 2007 e proprio ieri è uscito un volume, il primo volume a cura del centro studi Fabrizio De André, che si intitola Il suono e l'inchiostro, che è libreria appunto da ieri, e l'editore è Chiare Lettere, che raccoglie gli interventi di un convegno che abbiamo fatto nel 2007 qui a Siena sul tema del rapporto fra poesia e canzone d'autore. In occasione delle varie iniziative per ricordare Fabrizio De André, a Genova è stata allestita una magnifica mostra, alla quale ha partecipato attivamente anche il Centro Studi Senese. Noi abbiamo preparato dei materiali dell'archivio che sono in questo momento in esposizione a Genova e che fanno parte integrante della mostra, e quindi alcuni libri, alcune carte del fondo De André. E sempre il Centro Studi partecipa in collegamento in diretta con la trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3, interamente dedicata al ricordo di De André. Qui a Siena verrà Giovanna Zucconi, che farà il collegamento dalla biblioteca, quindi dall'archivio, dal fondo Fabrizio De André, con lo studio di Milano. E Giovanna Zucconi parlerà dell'attività del centro e soprattutto dei materiali dell'archivio, quindi costruirà, diciamo, un percorso letterario attraverso i libri e le carte di Fabrizio De André che verranno mostrati durante la trasmissione. Ma il percorso ed il lavoro dell'archivio e del centro studi non si ferma certo qui. Gli obiettivi futuri sono quelli di proseguire sulla strada iniziata, cioè di continuare a promuovere iniziative di studio su De André e sulla canzone d'autore in generale, quindi anche al di là dell'opera di Fabrizio De André, e quello di ampliare possibilmente l'archivio, ovvero di acquisire nuovi materiali, perché noi sappiamo che una parte del materiale è disperso, nel senso che per esempio Fabrizio De André aveva l'abitudine di regalare e prestare i suoi libri a tantissime persone, quindi molti dei libri appartenuti a Fabrizio De André, che contengono magari delle annotazioni, dei commenti, perché lui solitamente annotava molto sui libri, sono dispersi e magari qualcuno li ha e potrebbe appunto darli anche in fotocopia, quindi l'obiettivo è anche quello di ampliare il materiale che conserviamo. Per il 2009, le prossime iniziative, noi parteciperemo a una giornata di studi a Genova che diciamo sarà la conclusione della mostra, quindi si terrà verso aprile-maggio, sull'opera di Fabrizio De André, in cui noi presenteremo una parte dei nostri lavori e delle nostre ricerche sui materiali d'archivio. Questo è il primo appuntamento del 2009. Per il resto stiamo partecipando alle varie iniziative che vengono fatte in varie parti d'Italia per commemorare l'anniversario. Quindi partecipiamo a trasmissioni radiofoniche, televisive, appunto domenica Che tempo che fa, e poi vedremo, perché è tutto in costruzione. E sempre dalla trasmissione Che tempo che fa è stata lanciata l'iniziativa di far mandare in diretta domenica dalle radio alla stessa ora, alle 22:50, il brano di Fabrizio De André, Amore che vieni, amore che vai, iniziativa alla quale ha aderito anche Antenna Radio S, con la quale ci colleghiamo subito per ascoltare il brano su alcune immagini del famoso artista. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100,
un giorno qualunque li ricorderai. Amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai. Amore che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore